ed è arrivato il giorno di dire addio alla Germania. La Germania mi ha dato tanto. La Germania è simile alla Svizzera e mi ha fatto tornare in mente tanti piccoli ricordi che dopo tanti anni avevo dimenticato. Mi ha dato la stabilità economica, non vivo nel lusso, ma neanche nella povertà. Da quando sono qui ho conosciuto poche persone, alcune speciali, altre un po' meno. Due persone speciali in particolare sono la mia amica Valeria, che io chiamo la mia amica pazza, e Sissi, che abita al quarto piano del mio palazzo e io abito al decimo piano. Purtroppo lei non parla italiano e io so poche parole in tedesco e ci capiamo poco, ma da quel poco ho capito tanto di lei, che è appunto una persona speciale. Il Natale qui è un periodo magico e il panorama innevato che si vede dal balcone di casa mia è una cosa stupenda. I negozi, le strade, le case, tutto addobbato per il Natale. Il mercatino del Natale sembra quasi di stare in una favola. Mi mancherà la neve. Mi mancherà quel freddo gelido quando la temperatura arriva a meno zero. Mi mancherà il carnevale, che qui è sempre un'enorme festa, per grandi e piccoli. Mi mancheranno le passeggiate al centro di Mainz. Mi mancherà affacciarmi al balcone e vedere i miei figli giocare giù al parco. Mi mancherà quella vista mozzafiato che si vede da casa mia. Ma anche se la Germania mi ha dato tanto, allo stesso tempo mi ha tolto tante cose. I momenti con i miei parenti ed amici. Non ci sono stata per i compleanni dei miei nipoti. Non festeggio più il compleanno da tantissimi anni perché non c'è mia sorella gemella. Da quando sono qui ho iniziato ad avere paura di tutto. Dalle cose più banali, come andare a fare la spesa, come prendere il bus, come semplicemente uscire di casa. E spero che tutte queste paure mi passeranno presto, una volta tornata in Italia. Quando sono arrivata qui in Germania, la mancanza di tutti e di tutto si è fatta sentire da subito. E io, per consolarmi, mi mettevo vicino alla finestra e mi dicevo: «Dai, in fondo siamo sotto lo stesso cielo». Ma ultimamente quel cielo mi sembrava così lontano. Anche se la Germania mi ha dato tanto e avrà sempre il suo posto nel mio cuore, ci sarà una cosa che non mi mancherà: il dovermi chiedere chissà quando li rivedrò.